L'Italia è divisa in zone colorate. Che zona siamo noi? La gialla. Quindi cosa si può fare e cosa no? Stare a casa, chiudere tutto, a parte penso che tutti i negozi in generale non dovrebbero essere chiusi. Chiudere tutto vuol dire limitare gli spostamenti al necessario. L'Italia è divisa in zone. Noi che zona siamo? Zona arancione. E quindi cosa si può fare e cosa no? Allora, io che sono studente posso muovermi solo per studio e posso andare nei negozi solo, diciamo, nel mio paese. L'Italia oggi si sveglia più colori, un colore per ogni regione per dare forse un'identità al pericolo che rappresenta il Covid sul territorio e così alcune regioni diventano rosse, altre gialle ed altre arancione. La Puglia, secondo il governo, è arancione, quindi borderline, ma un arancione chiaro, specifica l'assessore alla sanità Loparco. Ma cosa ne pensano i leccesi? Soprattutto sanno cosa è possibile fare e cosa no? Noi dovremmo essere in una zona arancione, pare. E quindi cosa si può fare? Molto poco, da quello che dicono, e cioè si devono evitare spostamenti inutili, tra un comune e l'altro non ci si dovrebbe spostare. Siamo arancione. Quindi cosa si può fare, signora? Cosa si può fare? Con le mascherine, che cosa? Stare attenti, uscire di meno. Avete paura del Covid? Beh, insomma, non è paura, però bisogna stare attenti. È arancione, purtroppo. Quindi cosa non si può fare? Guardi, io, a parte quello che dicono e che non dicono fare, ci vuole solo buon senso.